Ora qui c'è il Nemesis, ora qui c'è di sicuro il Nemesis, quindi calma, oh, c'ho il cuore a mille miliardi. Ora qui c'è il Nemesis! C'è il Nemesis! C'è il Nemesis! C'è il Nemesis! Sto cazzo! Cazzo sfo... Corri, scappa, c'è il Nemesis! No, no, non si può entrare, serve la cazzo merda di gemma, corri! C'è il Nemesis! C'è il Nemesis! Nemesis, entra dentro quello cazzo di porta! Chi ha paura del Nemesis? Ok, il lanciarazzo è tuo! Colpiscilo, ora! Tazares unboxing special per album, cari qua. Oggi vi unboxo Biohazard 3, The Last Escape, conosciuto da noi come Resident Evil 3, Nemesis. Survival Horror è il terzo capitolo della serie Resident Evil, sviluppato e pubblicato da Capcom. Il gioco è stato inizialmente rilasciato per PS1 e successivamente è stato portato su Dreamcast, Microsoft Windows e Nintendo GameCube, con alcuni extra. È anche disponibile per il download su PlayStation Network per l'utilizzo sia con PS3 che con PlayStation Portable. Qui inoltre fa anche il suo debutto la modalità The Mercenaries, in cui possiamo scegliere vari personaggi, alcuni anche dei vecchi Resident Evil, per affrontare delle sfide a tempo. La trama del gioco è servita da ispirazione per il film Resident Evil Apocalypse del 2004. La trama stessa del gioco è divisa in due parti. La prima metà del gioco si svolge 24 ore prima degli eventi di Resident Evil 2, mentre la seconda metà si svolge due giorni dopo. Attraverso questo, il gioco espande le ambientazioni e gli eventi dell'epidemia del virus T a Raccoon City e fornisce una conclusione sul destino della città e della sua popolazione ormai infetta. Ciò porta ad un riciclo selvaggio di ambienti di Resident Evil 2. Rispetto a quest'ultimo presenta però delle differenze in termini di gameplay, come la possibilità di girarsi velocemente a 180 gradi, schivare, salire e scendere dalle scale senza dover premere il tasto azione, barili esplosivi, possibilità di crearsi munizioni, randomizzazione delle location degli oggetti raccoglibili, sistema di bivi che modificava in parte il finale, zombie che ti inseguono per i piani, salendo e scendendo le scale, più nemici su schermo e più full motion video rispetto al primo. In un'intervista, i creatori della serie Shinji Mikami e Hiroyuki Kobayashi hanno rivelato che il gioco era stato originariamente concepito come una storia secondaria intitolata Biohazard, tra parentesi Resident Evil 1.9. Solamente a metà dei lavori gli sviluppatori decisero di usare il titolo Resident Evil 3, dato che sentirono che il gioco meritava un titolo interamente suo. Successivamente Mikami ha detto in un'intervista che non voleva che il titolo Resident Evil 3 venisse usato per questo gioco. Un altro titolo adatto per il gioco era Biohazard 2.1, come si può vedere sugli storyboard del gioco. Infine il titolo fu definitivamente nominato Resident Evil 3 Nemesis anche a causa della pressione da parte di Sony, la quale voleva che Capcom pubblicasse almeno tre capitoli principali della serie su PS1. Nel 2019 si è beccato un remake per console e hardware di ottava generazione, simile a quelle del 2. Un buonissimo third person shooter con elementi di survival horror, con qualche taglio in termini di ambientazioni ed eventi rispetto all'originale PS1. Alla fine questo rimane un buon titolo PS1, ma inferiore per certi versi a Resident Evil 2, di cui sembrava più una sorta di espansione all'epoca. Comunque è degno di essere ricordato per l'introduzione del mostruoso Nemesis e i meme cazzali di youtuber cazzoni. Ora procediamo a sto cazzone di unboxing, dagli! Ed eccolo qua il gioco Biohazard 3 Last Escape, conosciuto come Resident Evil 3 Nemesis, l'ho detto già prima, la cover nipponica veramente fighissima, Capcom. In primo piano qua abbiamo Nemesis, viene posto in primo piano la grande novità di questo gioco, praticamente una sorta di Mr. X geneticamente modificato con un virus speciale che ci insegue delle location e appare dal nulla
molto più intelligente, più fetente degli zombie. Se non mi sbaglio, poteva creare anche lui degli zombie o qualcosa di simile nel remake sicuramente. Bella la computer grafica, bello il font, Survival Horror, penso in giapponese, PlayStation, il logo, Capcom, fighissima questa cover. La costa. Ed ecco la retro cover, l'altro personaggio principale, la protagonista Jill Valentine. In questo Resident Evil non potevamo scegliere fra due personaggi, c'era solo lei. E anche questo, diciamo, aumentava il retrogusto di una sorta di expansion di Resident Evil 2. Bella Jill Valentine, look casual, molto più figo del look del remake, porco Giuda. Qua Jill che sta sparando degli zombie, uccide un solo giocatore, memory card, vabbè, bambù. Allora, supporta anche il joypad analogico. Ok, apriamolo. All'interno della box, il manuale, lo vediamo meglio nel dettaglio dopo. Ecco il solito CD-ROM. Biohazard 3, Last Escape, solito font, azzardo biologico, pericolo biologico, Capcom, Biohazard. Abbiamo la hobby, la spine card, gioco completo al 100%, tutto giapponese qui. Ok, vediamo un pochino il manuale. Giriamo pagina, carta abbastanza dura. Logo Biohazard 3, Last Escape, penso una breve prefazione, non ve so di. L'indice è tutto in giapponese. Computer grafica renderizzata per l'ambientazione, il prologo tutto in giapponese. Ricordiamo, questo gioco è ambientato in parte 24 ore prima e in parte pure dopo, se non erro, Resident Evil 2. Jill Valentine, il bio. Altezza 166 cm, come era nel primo Resident Evil. Carlos Olivera, altro personaggio che possiamo controllare bene, se ricordo bene, darà una mano a Jill, il partner di Jill in questa avventura, un mercenario dell'Umbrella, che la tradirà ovviamente, perché l'Umbrella ha tradito proprio questi mercenari. Vabbè, schermata di Game Over, le solite cose, la macchina da scrivere per salvare con gli Incredible. Parlare di queste cose che già sapete, voi appassionati della serie. Testo giapponese, ovviamente grazie al K. Jill può spingere alcuni elementi dei fondali. Può salire, vabbè, varie azioni che può compiere, tutto in lingua nipponica. Qua praticamente la solita red card, non ci interessa, survey card, incredible. Ok, questo è il solito menu dove vedere il proprio status, gli oggetti, si possono anche creare delle munizioni, grande novità della serie, più altro una novità per la serie. Ecco le schermate, i bauli come al solito, tutti collegati tra di loro, interconnessi. Ricordiamo che solamente in alcune demo americane del primo Resident Evil i bauli non erano interconnessi. Ok, qua come creare munizioni, tutto in lingua nipponica. La mappa di gioco. Guardate quanti zombie bruttissimi. Il gioco per lo più poteva essere definito una sorta di espansione di Resident Evil 2, per certi versi. Dino Crisis uscì proprio nello stesso periodo. Gioco ovviamente ben più innovativo, una sorta di Resident Evil con i dinosauri. In molti ne chiedono un remake, io ce l'ho ovviamente, lo adoro sto gioco e per certi versi lo preferisco anche Resident Evil 3. Il 2 invece non mi è mai piaciuto tantissimo. Dino Crisis ovviamente. Guarda, merchandise, RPD, praticamente la polizia di Raccoon City, Raccoon Police Department, per merchandise, chissà se si trova ancora, su eBay e Soci, penso di sì. Materiale dei vecchi Resident Evil, tutto in giapponese. Alcune versioni del primo Biohazard recensito su questo canale, link in alto a destra, bombiere duraccio, le varie Director's Cut, Resident Evil 2, Biohazard 2, DualShock Version, fighissimo. Ok, faccione di Nemesis, bruttissimo, e facciamo come al solito un breve gameplay di questo magnifico gioco, e Ecco enjoy! qua la mia PS1 giapponese. Questo gioco praticamente ha un particolare sistema antipirateria che non permette a questo gioco di girare sulla mia PlayStation 1 PAL modificata, quindi ci devo giocare per forza su una PlayStation giapponese. Ecco qua, accendiamo la mia PS1 e let's play! Ah, vattene a fanculo. Ma si chiude là dentro, è buona. Vabbè, personaggio secondario messo giusto per... Ce ne può fregare di meno, di lui, della figlia. Andiamo, da qui. A Monello. Per me puoi anche rimanere qui a fare la carne in scatola per zuppa. Ovviamente le animazioni come al solito abbastanza grezze, ovviamente, gioco di fine anni
90, inizi anni 2000. Ci può stare. Solo di tank control, gira a destra, gira a sinistra, poi premere sopra per andare avanti, premere sotto per andare indietro, indipendentemente dalla telecamera usata, dalla visuale, diciamo. Testo in giapponese, un po' di esplorazione. Da qui non si esce. Bello anche il design, sono l'audio design, gli effetti sono veramente ben fatti e trasmettono bene l'ambientazione, diciamo, il realismo di questa ambientazione è reso veramente in maniera incredibile per il periodo, diciamo. Prendiamo questa cacchio di chiave, mi serviva per aprire la porta fuori. Qua la classica safe room dove salvare, col classico baule dove organizzare i propri oggetti. Qua la bombola da sparo mi serviva per creare armi. Vedo che Jill c'ha ancora più slot di quando ne aveva nel primo Resident Evil. Ok, vediamo un pochino di proiettili. Allora, combiniamo questo con questo e ta, ho creato le proiettili per la mia pistola. Ah, qua ho ben tre kit medici. Vedete, ci sto già dal livello facile, se non vi siete accorti. L'assault, la rifle, la sto iniziando. Ok, usciamo da qua. Alcune ambientazioni sono totalmente prive di musiche, si rifanno ai suoni ambientali per trasmettere quell'atmosfera un po' malata e isolata di questo gioco. Ok, apriamo questa porta. Ok. Sento già i zombie là fuori. Ero sbagliato. Abbiamo questa ennesima porta con il solito caricamento mascherato dall'animazione di apertura in real time. Uno dei rari esempi di grafica in game in real time di questi giochi che facevano largo uso di grafica pre-renderizzata per i fondali e le ambientazioni. Alla fine si può dire l'area di gioco era una cozzaglia di pochi poligoni texturizzati con delle texture create da immagini 3D pre-renderizzate con tanto di collisioni. Ci sono collisioni, quindi non posso, per esempio, andare oltre questa parete. Ah, cacchio, quello è Brad Vickers, il fottutissimo Brad Vickers, pilota di elicottero vigliacco del primo Resident Evil, che se n'è scappato a gambe levate, poi alla fine è venuto, diciamo, a prendere Jill e Chris. E alla fine si può dire che li ha salvati. Migliacco coraggioso, però alla fine quasi quasi, diciamo. Morite tutti, dannati zombie del cacchio, fammi prendere qualcosa qui. Oh, il Nemesis. Ah, questo è il cugino del Nemesis. C'era mio cugino che li sapeva bene i zombie di Resident Evil. Ok, prendiamo sta cosa. Che Natalia, non lo so. Allora, ovviamente Jill ha un inventario veramente capiente in questo Resident Evil 3, anche più capiente del 2, che ricordiamo, come ho detto nella mia recensione con il buon Michele Duraccio del primo Resident Evil, Jill aveva praticamente l'inventario più grande rispetto a Chris, poteva immagazzinare più oggetti nel suo inventario. Poi invece addirittura c'è due slot in più rispetto alla Jill di Resident Evil 1. Incredibile. Forse che ci sto già andando a livello facile, non lo so, non ricordo te. Andiamo in questa porta. Bella questa inquadratura, eh. Dall'alto ci fa pensare che forse c'è qualche corpo che ci sta spiando.
prende colpo zombie, se no non sarebbe Resident Evil, se il colpo non fosse uno zombie. Odio quei dannati corpacci. Oh, devo andare a salvare la tizia, ti salvo subito, tizia, tanto c'ho la mia mitragliatrice. Ho fatto scoppiare qualche barile esplosivo probabilmente. Togliti dalle palle. Questo gioco si può anche schivare prendendo un sante apposito al momento giusto, però non erano cerchio di tempo, tu sembra proprio cerchio. Andiamo qua dentro, magari ci rivaliamo un po'. Ok, prenditi questo. Prendiamo queste erbette. Potrebbero servirmi. Prendo anche l'altra erbetta verde, la combino. Non si può mai salire. Togli dalle balle. Oh. Ok, li schivo tutti, anche se questo gioco è con impronta, diciamo, più action rispetto ai due precedenti. Anche il fatto che si possono creare le munizioni fa in modo che non ci troviamo mai a corto delle stesse. Siamo sempre pieni di munizioni in questo gioco rispetto ai prequel, dove la scarsezza delle munizioni contribuiva all'atmosfera horror dei due originali Resident Evil, che sono superiori, sì, per carità, ma anche Resident Evil 3 l'ho rivalutato negli anni e anche questo è un ottimo gioco. Sicuramente lo preferisco ai Resident Evil più moderni, quell'8 per esempio, che mi fa abbastanza cagare nonostante i voti alti della stampa specializzata e della critica. Beh, preferisco sempre quelli classici. Togli dalle palle, quello è Brad Vickers. Morite tutti. Ok, sono sempre fine. D'altronde sto già andando a livello facile praticamente. Ci sta, Andiamo dentro questo locale, penso, non lo so. Ehi, Brad Vickers, ti sei fatto mordere dagli zombie, cacchio. Sei spacciato. Vabbè, sì, ma questo è prendendo un personaggio principale più di Resident Evil, quindi anche se viene morso dagli zombie non verrà mai contagiato, a differenza della gente comune. Eccolo qua, Brad Vickers, il pilota dell'elicottero del primo Resident Evil. Primo Alfa. Ok. Siamo per morire tutti e due, siamo spacciati, lui ci sta inseguendo. Chi? Chi è? Sta dando la caccia ai membri della Stars. Non c'è fuga, non possiamo scappare. Però non mi hai detto chi cacchio è. Alla fine il Nemesis, una sorta di Mr. X modificato. Ricordate Mr. X Resident Evil 2? Hanno preso quel concept e l'hanno praticamente allargato per questa sorta di espansione di Resident Evil 2, così lo possiamo definire. Alla fine il vero Resident Evil 3 si può dire che è Code Veronica, per carità, assolutamente. Il primo Resident Evil di nuova generazione, della nuova generazione dell'epoca, la sesta generazione di console, e usciamo da qui. Dalle palle, e no, dai, mi intracci un pochino, mi intracci, cacchio.
Ok, ho dato la schivata. Ma niente, premendo il pulsante d'attacco al momento giusto. E crepo adesso pieno di noletti. Vediamo qua dove si va. No, non ci va. Mi faccio sapere qua sono solo per una cacchia del Delta Verde. Complimenti capo, complimenti porco giù. Caccio! Che sarà meglio scappare da qui. E far esplodere un po' di tutto. Grande novità di questo gioco, i barili esplosivi rispetto al 2. Li mitraglio tutti! Quanti cacci ce ne sono? Ah. Vabbè, qua c'ho praticamente i proiettili più o meno infiniti. Cacci, perché sto giocando a livello facile, ho detto già varie volte. Allora, vediamo se riusciamo a infiammare questa corda. Ok, ora combinato praticamente il cheroseno, lo so, con l'accendino, ora lo posso usare. Bruciamo questo spago, quindi sia spago, e la porta finalmente può essere aperta. Vabbè, la potevi anche tagliare con qualche oggetto tagliente, non lo so, vabbè. Logica degli enigmi di Resident Evil. Fiamme dappertutto, e i soldi Doberman del cacchio, i Cerberus. Duraccio, mi ammazza subito, ma Jill non è forte come Duraccio, cacchio. Azzo, è il finale della recensione di Resident Evil 1 giapponese. Jill si è appoggiato pure al buon Duraccio. Michele Duraccio. Dato che da quella magnifica recensione di un'ora, ci abbiamo messo tutto l'impegno. Ok, andiamo un pochino qui a curiosare di questo baule, nastri in cribbon, come cacchio li vediamo infiniti, ottima sta cosa, sto giocando un livello così facile di tiro di incribbon sono infiniti, ottimo, ottimo. C'è pure la mano, wow, fighissimo, la pistola classica, come cacchio si chiamava, eccola qua. Guardate, non ho nemmeno bisogno di avere questa cosa per creare le munizioni, la macchina per creare le munizioni, non ne ho bisogno perché già sono pieno. I'm loaded. Qui non si passa. Ok, mi trovo fuori alla stazione di polizia di Raccoon City, Raccoon Police Department, dove era ambientata gran parte della storia di Resident Evil 2, tanto riciclo di ambientazioni. Ed eccolo qua. Il nostro bel Brad Riggers, finalmente l'ho trovato. Fa attenzione Brad, c'è il Nemesis, c'è il Nemesis, come dice un famoso coglionazzo. No, no, cosa gli fai al povero Brad Riggers, che è il più grande codardo della storia di Resident Evil? Vabbè, ha avuto un pochino quello che si merita, la bella slinguazzata del buon Nemesis, un bel bacio francese. French kiss di Nemesis. Ecco qua. Ora ho due scelte, penso, non lo so, sistema di bivi? Va, prendiamo il primo bivio, la prima ipotesi, scappare all'interno della stazione di polizia. Perdonate, un po' di raffreddore ci può stare. Attenzione, il Nemesis! Vabbè, il Nemesis non può entrare, almeno per il momento, e esplorerò la stazione di polizia di Resident Evil 2.
abbastanza familiare, ovviamente molte delle stanze sono bloccate, porcocciute, e che altro dire? Termina così sto cacchio di gameplay, vi ho fatto vedere tanto di questo Biohazard 3, Resident Evil 3 da noi, gioco veramente molto carino, preferisco i primi due, però anche questo è fatto bene, alla fine è sicuramente meglio dei Resident Evil più moderni, l'ho detto già varie volte. Per il resto vi invito a iscrivervi al canale Fazzare se non l'avete già fatto, like e commento se vi va, date un'occhiata ai social in descrizione, attivate la campanella delle notifiche e condividete questo video, mi farebbe molto piacere, una cosa tipo dolcetto scherzetto a quel livello di piacere, diciamo così. E poi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Stay tuned e buona, belli, mira automatica, viva Resident Evil 3 con la mira automatica, anzi questo è Biohazard 3, versione giapponese. Buona! The most intense. The most horrifying. It's in your blood. Resident Evil 3, Nemesis. The nightmare continues. Only from Capcom.